Carlo Ancelotti è nato a Reggiolo il 10 giugno del 1959. Tre le squadre in cui ha militato: la Reggiana, la Roma e il Milan. Molte di più sono invece le squadre che ha allenato. Ha cominciato nella Reggiana per poi passare al Parma, quindi la Juventus, il Milan, il Chelsea, il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, il Napoli e ora l'Everton. È sicuramente un allenatore di grande fama, un allenatore che ha ottenuto straordinari successi e non è a caso che è l'allenatore in attività che può vantare il maggior numero di trofei europei. A parte gli scudetti vinti da calciatore con la Roma e con il Milan, ne ha vinti ben 4 come allenatore. Ha vinto poi 3 coppe nazionali, 4 supercoppe nazionali, 3 Champions League, 2 con il Milan e 1 con il Real Madrid, 3 supercoppe europee, 2 coppe del mondo per club e una coppa Intertoto. Chiaramente da giocatore è stato un centrocampista fortissimo e sono stati gli incidenti, i gravi incidenti subiti al ginocchio a in qualche maniera minarle la carriera. Ciò nonostante, dopo le ottime stagioni con la maglia della Roma, con il quale ha vinto lo scudetto, è stato comunque voluto dal Milan di Sacchi ed è stata una scelta sicuramente proficua quella di Sacchi e del Milan di avere un giocatore della sua esperienza, della sua intelligenza calcistica, un'intelligenza che naturalmente si è ritrovato anche da allenatore. A parte le esperienze con la Reggiana e con il Parma, il primo grande club è indubbiamente la Juventus, una esperienza, quella che ha avuto Ancelotti, non molto fortunata. Dopo il quinto posto del primo anno, quello che non hanno perdonato mai a Ancelotti è quel secondo posto, quello scudetto perso all'ultima giornata. Però la carriera di Ancelotti non ha subito nessun effetto negativo, perché poi è andato al Milan e con il Milan ha costruito una squadra straordinaria con la quale ha vinto, come abbiamo detto, oltre al campionato, anche 2 Coppe dei Campioni e anche perso una terza finale contro il Liverpool, come molti ricorderanno, il Liverpool di Benitez. Ancelotti ha anche un'altra particolarità, che non dovunque è andato ha vinto. Ha vinto in Italia con il Milan, ha vinto in Inghilterra con il Chelsea, lo ha fatto in Francia con il Paris Saint-Germain e lo ha fatto anche con il Bayern. Le ultime esperienze indubbiamente non sono state particolarmente positive. Con il Bayern ha avuto dei problemi con la società e con i calciatori, voleva rinnovare la squadra, una squadra che appunto non è stata rinnovata, e a quel punto, quando tu hai un allenatore che in qualche maniera vuole far fuori i senatori, diventa problematica la gestione dello spogliatoio. E non è stata particolarmente fortunata neanche l'esperienza a Napoli. Però, siccome Ancelotti è veramente un grande allenatore, per esperienza, per blasone, per capacità, ha subito trovato una nuova opportunità con l'Everton, che gli ha fatto un contratto pluriennale anche a suon di milioni e di sterline, a testimonianza insomma del valore di un allenatore che pochi giorni dopo l'esonero dal Napoli è già sulla panchina di un'altra squadra, una squadra sicuramente non del prestigio di altre in Inghilterra, ma una squadra ambiziosa considerando anche le capacità economiche del suo proprietario. Carlo Ancelotti, sicuramente, come molti allenatori che vincono molto e che hanno grandi esperienze, prima si è proposto e si è lanciato, diciamo, nel panorama nazionale ed internazionale, proponendo sicuramente un calcio propositivo, un calcio che rendeva merito anche ai giocatori che aveva a disposizione. Poi è chiaro, anche forse in maniera molto superficiale, si considera un certo tipo di allenatore più come un gestore che non un vero e proprio insegnante di calcio. Sì, sicuramente è vero, Ancelotti oggi è più un gestore che un allenatore, di quelli che vuole a tutti i costi imporre la propria filosofia di calcio, ma questo tipo di caratteristica è imposto dal blasone, dalla forza, dall'importanza delle squadre che alleni, perché quando tu vai ad allenare una squadra come il Chelsea, il Paris Saint-Germain, il Bayern, lo stesso Napoli, è evidente che devi gestire, perché hai tanti giocatori, tanti campioni,
e anche quello di saper governare uno spogliatoio e saper gestire le forze di questi campioni è una particolarità ed è una caratteristica predominante per un grande allenatore. Il modulo preferito da Carlo Ancelotti, lo abbiamo visto anche nelle ultime stagioni, è il 4-4-2. Che per molti è considerato, diciamo, uno schema basico, ma che è sicuramente uno dei sistemi più efficaci. Io non credo che sia una questione di testardaggine o altro. Ogni allenatore ha le sue convinzioni, le sue credenze, e questo è quello che crede Carlo Ancelotti. Sarà curioso vederlo anche in questa nuova esperienza all'Everton, un ritorno nella Premier League, una Premier League che lui ha già evidentemente sperimentato a grandissimi livelli con il Chelsea, ma che è ulteriormente migliorata e cresciuta sul piano della qualità, del prestigio internazionale. Io sono convinto che Carlo Ancelotti ha lo spessore tecnico e umano per poter far bene nuovamente in Inghilterra, e con una squadra ambiziosa che vuole crescere. E poi c'è anche un altro aspetto che ha sempre colpito me, ma credo che molti riconosceranno in lui questa caratteristica: la capacità di non essere mai sopra le righe, la capacità di non essere mai nervoso, di avere quell'aspetto serafico e buonista che in fin dei conti non è qualcosa che guasta in un calcio spesso troppo frenetico, troppo nervoso, come vediamo per tanti allenatori e non solo per loro, tutte le domeniche e tutte le volte che ci sono le partite. Un Carlo Ancelotti che ha dato tanto e molto di se stesso sul campo di gioco da giocatore, e che fa altrettanto con grande entusiasmo ancora da allenatore.